Seconda immagine di resurrezione che volevo mostrarvi è di qualche tempo dopo, dei primi anni del Cinquecento, ed è un notturno, e già questo è importante, che una resurrezione si manifesti nel passaggio fra la notte e il giorno, quindi in una luce crepuscolare e una forza improvvisa di una luce diversa che è una luce interiore o spirituale. Il pittore si chiama Matthias Grunewald e non ci potrebbe essere un Cristo più diverso da quello di Piero della Francesca. Questo è un Cristo che si sta allontanando. Rimane il sepolcro con i soldati addormentati, con l'idea di una situazione sconvolgente, ma che non è percepita. Si apre il sepolcro, si muove la pietra, e improvvisamente esce in una luce folgorante Cristo che sale verso l'alto. Intorno c'è la notte e la luce non è la luce del giorno, la luce di Piero della Francesca, una luce di una piena mattina, come io credo possa essere interpretato il giorno di Piero della Francesca, ma qui siamo proprio nel passaggio alla fine della notte. Il viaggio al termine della notte di Cristo è una folgorazione in cui lui appare nella sua piena luce, che è una luce divina, che è una mandorla d'oro con un passaggio di un contorno di luce azzurra nella notte, nelle tenebre della notte, ed è una luce assoluta, astratta, non è una luce legata al movimento delle ore del giorno, è la luce d'oro di Dio. Lui sta ritornando Dio, sta fondendosi con quella luce, è come fosse un fuoco che lo accoglie, come se fosse una fucina dentro cui lui entra per trasformarsi da carne in pura luce. Sta in realtà aprendo le braccia verso il cielo, ma per portare noi con lui. L'effetto è folgorante, è una trasfigurazione, è una trasformazione da un corpo a una dimensione incorporea. È esattamente l'opposto di Piero della Francesca. Lui ci dice: io sarò dentro di voi, sarò sopra di voi, sarò con voi, ma non sarò fra voi. Se ne sta andando, sale. In questa dimensione assume un'identità quasi minacciosa, come dire: io sono lo stesso che sarà il Dio giudice, sono già nel momento del giudizio universale. La resurrezione di Grunewald non è la continuità tra il Cristo fra gli uomini e il Cristo che torna a essere Dio, ma è un passaggio di stato, una condizione nuova, una folgorazione, è proprio la folgorazione di un passaggio che ci segna la fine di un momento, del momento in cui Cristo fu con gli uomini sulla terra. E peraltro quel Dio ci rassicura, perché quella luce sa o ci fa sapere che sarà anche la nostra, che c'è un al di là, che c'è un altro mondo, non c'è soltanto questo. Piero in fondo sembra dirci: il paradiso e l'inferno sono sulla terra. Grunewald ci dice: c'è uno spazio che sarà lo spazio in cui noi finiremo le pene su questa terra, ed è lo spazio in cui sta, dopo la pena suprema che ha patito, avviandosi Cristo. Quindi è l'annuncio di un'altra luce, di un altro mondo. È una resurrezione molto diversa, molto lontana da quella di Piero della Francesca. Ed è una trasformazione, cambia il corpo in luce. Questo ci vuole dire Grunewald. È un altro dei modi per intendere la resurrezione, che è una festa diversa dal Natale, perché il Natale è una festa per tutti, perché tutti sentono che il mondo ha una vita nuova, una luce nuova. Qui invece si ha il senso di qualcosa di apocalittico, è finito qualcosa. Inizia il tempo della speranza, inizia il tempo della richiesta a Dio di quello che Lui può fare per tutta l'umanità nella sua condizione ritrovata,
e cioè la misericordia divina. Anche questo c'è nella resurrezione di Matthias Grunewald.